Sei in onda. Buonasera, siamo in onda, ben arrivati, ben trovati tutti quanti. È un piacere vedervi perché non pensavo ci fosse così tanta gente questo pomeriggio, visto il tempo, visto il Covid, visto un po' tutte le cose che ci circondano e che non sono proprio positive. Come dicevo, ho avuto modo prima di dire a qualcuno che sono circa 6 anni che il museo ha attivato questi martedì dedicati a tante cose. Infatti poi dopo di me vedrete qualche cosa di altrettanto, anzi ancora più interessante. E quindi il museo, sono 6 anni che io faccio il milanese, qualcosa che riguarda la lingua dialettale milanese. Perché dico lingua dialettale? Perché la parlata meneghina si gestisce, soprattutto lo scritto e comunque la fonetica, si gestiscono con delle regole precise. Questo lo dico perché, al di là del fatto, come ho accennato, che siano già 6 anni che facciamo queste chiacchierate, a me non piace chiamarle lezioni perché non voglio chiamarle lezioni. E, al di là di questo, dicevo, c'è chi arriva per la prima volta e potrebbe non capire perché io, adesso poi voi vedrete anche le proiezioni, perché io scrivo in un modo e leggo in un altro modo. Per cui un brevissimo excursus di quello che è la fonetica ve lo do velocemente, no? Soprattutto, ripeto, per le persone che per la prima volta oggi si presentano a queste chiacchierate. Allora, le vocali A, E, I, grosso modo sono come in italiano, perché se in italiano abbiamo una A accentata, vabbè, diventa tonica, se no rimane atona, e soprattutto la E in milanese normalmente, se non ha alcun tipo di accento, si pronuncia E. Se ha l'accento grave, allora si pronuncia E, no? Come in italiano. Ci sono delle parole che noi milanesi usiamo la E aperta e tonica, a differenza dell'italiano. Il classico è il perché. In italiano si dice perché in lingua. In milanese dice perché. Io adesso accentuo, esaspero un pochettino la E per far capire il concetto. La U in italiano, andiamo in ordine. La O, quando trovate una O scritta come si dice in milanese, voi dovete leggerla U come in italiano uva. Quindi la O senza accento in milanese, quando è scritta O senza accento, si legge U. Se invece ha un accento grave, si legge O. Allora, se io devo scrivere un uomo, scrivo on, om. Allora, però io leggo un om. Perché leggo un una volta u e una volta o? Perché scrivo on e avevo detto che la o si legge u, mentre la o di om, un om, la o di om ha l'accento grave. Allora, trovandoci l'accento grave, noi quella o lì dobbiamo pronunciarla o. Ve l'ho detto, sì, che siamo anche in diretta su YouTube, siamo in streaming, quindi se comunque, al di là del fatto che si sia in diretta, se ci sono domande, voi le ponete
e noi cerchiamo di esservi utili. La U, arriviamo alla U, la U in milanese normalmente si dice U, si pronuncia U alla tedesca, alla francese. Allora, per esempio, se io devo scrivere uva, in milanese scrivo UGA, uga, e quella U lì la pronuncio U. Però, come accennavo prima che si iniziasse questa trasmissione, questa chiacchierata, anche le regole della fonetica dialettale milanese hanno le loro eccezioni. La U, come vi ho detto, Uga, si pronuncia U, però quando la U è preceduta dalle consonanti G come Genova o Q come quadro e seguita sempre la U da un'altra vocale, la U resta U. Faccio un esempio, qualche esempio. In milanese guanto si scrive guant, no? Ma si pronuncia anche guant, no? Guant, no? Quindi la U torna, è perché è preceduta dalla consonante G e da un'altra vocale, dalla A, no? E quindi in questo caso la U non è più U, ma resta U come in italiano. Mentre un altro esempio può essere quadro, no? In milanese si scrive quader e si legge quader, sempre per quel principio, perché è preceduta dalla Q, in questo caso non dalla G, e seguita da un'altra vocale. Se ci sono domande, sen chi. Prego. Tornare un attimo alla E. Alla E, sì. La E si pronuncia sempre E? No, la E si pronuncia, quindi, la E si pronuncia E, no? Io vedo, mi vedi. No? La pronuncia è quando è accentata con l'accento grave. Perché? In milanese si dice perché e non perché, come in italiano, perché cambia l'accento. Se lei va, se lei scrive in italiano l'accento che trova sulla E, la E finale ovviamente, è l'accento acuto. Mentre in milanese l'accento è grave. E allora si dice perché? E per esempio il mio nome, Simonetta, in milanese si dice Simonetta, Desiree. Ma perché ci sono anche altre regole. La E, per esempio, quando è una vocale, soprattutto la E, quando è seguita da due consonanti spesso uguali, allora, anche se non porta l'accento, si legge come se fosse accentata, tonica e aperta. Vi faccio anche qui un esempio, qualche esempio. Il gesso si dice gess in milanese, perché, anche se la E non ha l'accento, perché è seguita da due S. Mentre se lei trova scritto ges, cioè chiese, si dice ges, perché è di S che ne è d'umavena. E quindi anche questa è una regola grammaticale. Pesce e peso, il pes e il peso. E il peso, che poi cambia anche il valore della lunghezza della vocale, tant'è che il pes, quella E lì, è aperta, tonica e breve, no? Mentre il peso è più lunga, Ci sono altre osservazioni? Ok. Allora, scusate? No, l'accento, allora, gesa, io ho detto ges prima, che è il plurale di chiesa. Gesa, qua poi ci sono due correnti di pensiero, no? C'è una corrente di pensiero che tende a accentare ogni vocale per far capire quale debba essere il suono, e c'è un'altra corrente di pensiero, che è la mia, che invece dice, come in italiano, se io devo scrivere ancora o ancora, in italiano ormai non si mette più l'accento sulla vocale tonica,
no? Per distinguere. La distinzione si fa in funzione del discorso. Ma io adesso ho preso un termine, un lemma che ha due valenze, ma anche nelle parole che hanno un significato solo, noi vediamo che c'è l'accento sulle parole o tronche o quello che è, perché vanno accentate, ma sulle altre non lo mettiamo, è solo un accento tonico che noi poi nel dizionario li troviamo tutti, ma è per far capire semplicemente su quale deve essere la sillaba tonica. Comunque tanto invece quello che dicevi prima, quando è seguito da due tonici. Esatto, quando è seguito. Esatto, esatto. Il verbo essere, vess. Poi c'è chi sulla E di vess ci mette l'accento grave, non è considerato errore né in un caso né nell'altro, io lo considero semplicemente superfluo. Superfluo metterlo dal momento che esiste quella regola, non perché non si debba mettere, no? Niente, quindi dicevo, questa è una piccola premessa sulla fonetica, ce ne sarebbero tante poi che riguardano anche le consonanti. Per esempio la Z non si pronuncia Z in milanese, è in Brianza che si pronuncia Z, la Z, no? In milanese è una S dura, no? La J, in milanese c'è anche la J, no? Che sostituisce la GL in italiano. Per esempio, l'aglio, no? In italiano è AGL, io, no? In milanese è AGL, scusate, AJ, AI, no? Perché il suono è della I, no? E quindi AI, e in quel momento lì sostituisce la GL di aglio, no? Non so se è abbastanza chiaro. Quindi la Z ve l'ho detta, poi c'è il tritongo da O e U, che è la francese, Yuch, no? O e U, oggi scrivono GG, una volta si scriveva O e U, CC, anche questo è un modo, voi troverete, se vi piace il milanese, se frequenterete qualche lettura di dialettale milanese, voi troverete differenza nella scrittura, in quello che troverete scritto, secondo l'età, diciamo così, di quello che state leggendo. Se voi leggete il Porta, lui scrive Öc o la C, non, anche quando la O va pronunciata O, non sempre l'accenta, perché allora non l'accentavano, ma anche fino a un mio maestro del Novecento non accentava le O, anche se dovevano essere pronunciate O. E lui diceva, come la lingua italiana, uno deve sapere come si pronuncia quella. E vi faccio un esempio classico, ma questo ve lo faccio perché poi lo troviamo, perché voi da un po' che dite, sì, vabbè, che stufida, tutta grammatica, ma lì del principe chinin, no? E poi parliamo anche di questo. E una delle prime pagine del Principe Chinin troviamo più di una volta il termine pecora. Pecora. In italiano pecora è una parola sdrucciola, non è piana. In italiano la maggior parte delle parole sono piane, si vede anche nei cognomi. No? Mi sono il Gandini, il Ferrari, il Brambilla, no? Sono tutte parole piane, no? Poi ovviamente ci sono le sdrucciole, le bisdrucciole, le tronche, eccetera. Pecora, quando noi diciamo pecora in italiano, quando lo scriviamo, se io dovessi scrivere la parola pecora in un racconto, in una poesia, io non accento la E, perché tutti sanno che va, che sì, che è una parola sdrucciola ed è pecora. Che qualcuno sostiene che in milanese si gade accentare la E di pecora, perché quando
quando hanno letto un pezzo del mio come, del, sì, della mia traduzione del Piccolo Principe, no? E poi la legge Pegura. Mi pare un'esagerazione, però anche questo è una corrente di pensiero, no? Non è una, il milanese non è una scienza esatta come la matematica. E quindi, come vi dicevo, ci sono scritte meno recenti, quindi meno che si sono evolute, che non si, qualcuno che usa ancora il milanese prima che si sia un pochettino evoluto, così peraltro come si sta evolvendo anche la lingua italiana. Non scriviamo più come il Carducci, come il Leopardi, ma neanche nella prosa, no? Noi non scriviamo più in quel modo. E quindi ci sono un pochettino queste correnti di pensiero, queste differenze, divergenze. Però, ecco, come vi dicevo, bisogna nostre mis, se mi vedesi una parola in una maniera, dopo vi altri randì a vedere, a leggere una poesia del Porta, ma se il Madigandini, chi che è diverso, può starci, ci può stare. Parliamo un attimino del Piccolo Principe. Il Piccolo Principe, allora, innanzitutto... sarebbero dovuti già arrivare prossimamente, invece c'è stato un disguido col Corriere, avrei dovuto già avere qui un po' di questi libercoli, no? Perché nel caso qualcuno lo desiderasse, c'è. Il Piccolo Principe da me tradotto ha, come vedete nel frontespizio, nella copertina, quel marchietto rosso, che è il marchietto dell'Accademia del Dialetto Milanese. No? Io ho chiesto, appunto, ho voluto farlo inserire dall'editore, semplicemente perché prima, quando l'editore mi ha chiesto di fare questa traduzione, esisteva già un'altra precedente alla mia, un'altra traduzione del Piccolo Principe, tant'è che la mia è stata anche abbastanza laboriosa, perché cosa ho pensato? Ogni mezza pagina io andavo a vedermi quell'altro perché non sembrasse un esercizio di copiatura. Ci sono dei periodi che sono così brevi che quello che si scrive non può essere tanto diverso. Se io trovo un periodo semplicissimo che dice aprì la finestra, la derli la finestra, non è che si può tradurre, però spesso io sono andato appunto a controllare per non scrivere nello stesso modo, spesso ho trovato dei sinonimi, ho invertito le frasi in modo da che sia proprio differente, che non sia, e quindi ho voluto che l'editore mettesse quel marchietto dell'Accademia del Dialetto Milanese, perché non lo dico mai, lo dico in questa occasione, perché dell'Accademia del Dialetto Milanese ne sono il presidente, e l'Accademia del Dialetto Milanese edita anche un suo periodico che si chiama El Chireo de Milan, no? Che tratta di poesia, di prosa, di letteratura dialettale, ovviamente, di botanica, di medicina, tratta a una gamma di argomenti abbastanza vasta. È un periodico, come dicevo, dell'Accademia del Dialetto Milanese, e quindi volevo che questo Principe Piccinin si distinguesse da quell'altro, perché altrimenti uno lo trova, perché questi si trovano anche in libreria. Ripeto, dovrebbero arrivare anche qua. Il Principe Piccinin, ho letto da qualche parte che sembrerebbe sia il terzo libro più letto al mondo, dopo la Bibbia e dopo il Capitale di Marx. Io ho i miei dubbi che sia così letto, così, però devo dire che il Piccolo Principe è stato tradotto
in una pletora veramente ampia di lingue. Non solo, è stato tradotto anche in diversi dialetti italiani. L'editore, che è Piretti Editore di Bologna, pensate, a me è stato chiesto di tradurre Il Piccolo Principe da un editore di Bologna e non da qualcuno di Milano, perché noi penso che a Milano non amiamo abbastanza il nostro dialetto. Però al di là di questo, no? Questo editore di Bologna, vi stavo dicendo, che ha fatto tradurre Il Piccolo Principe a me in milanese, in napoletano, in romanesco, in trentino, in un sacco di lingue dialettali, in un sacco di dialetti italiani anche. Non si sa bene, ci sono diverse ipotesi del perché Antoine de Saint-Exupéry abbia scritto questo Piccolo Principe. C'è chi sostiene che nel 1940, quando lui si rifugiò in America, no, fosse stato molto combattuto, molto combattuto nel suo intimo, no? E abbia voluto scrivere questo racconto, che, come tante volte succede anche oggi, anche nei cartoni animati, ci sono dei cartoni animati che quando uno sente parlare di cartone animato dice: ok, ci metto il mio nipote o mio figlio, no, piccolino. No, ci sono dei cartoni animati che assolutamente non sono per bambini, no? E così come questo sembrerebbe una favola. Letto superficialmente può anche andar bene, salvo qualche periodo un po' triste, ma potrebbe anche andar bene, ma questo, a mio giudizio, poi non è un libro assolutamente per bambini. Anzi, per me è quasi un trattato di filosofia. Il Piccolo Principe e L'Aviatore, a mio giudizio, sono, ripeto, è un mio giudizio mio, sono la stessa persona, cioè è il nostro Antoine, l'autore, no? Che combatte fra il suo essere adulto, il suo essere bambino, la sua difficoltà di rapportarsi con chi lo circonda, con gli adulti che lo circondano. Ripeto, è una mia libera interpretazione e poi ne vedremo. Allora, diamo lettura. Io non so quanto possa vedersi da lì quello che c'è scritto, però io ve lo leggo e semmai qualche termine non fosse chiaro, me lo dite. Allora iniziamo, lo so, le piscinin, vedrei la prossima volta se posso fare. Allora però ve leggimi. Allora Antoine de Saint-Exupéry ha voluto fare una dedica di questo suo Piccolo Principe, di questo suo, a Léon Huert. Mi domandi scusa a tutti i fieux perché ho dedicato liberchi a un grand. Gu però una scusa seria. Questa persona è la mis migliore che gu al mondo. Gu anche un'altra scusa. Questa persona la può capire scos, fino ai liber per i bagai. Pe una terza scusa. Questa persona la sta deca in Francia. In due le la gafam e frecce. Le la gabeson de ves consulada. Mi disaria che se tu ti scuschi in minga se, veri dedicastu liber al fieu che questa persona granda le sta tutti grandi in sta fieu una volta, ma tra tutti in poc se ne regorda.
veri dunque cambia la mia dedica a Leon Huert quando era un fiorino. E lui fa questa dedica a questo adulto, ma pensandolo a quando era bambino. E qua inizia il racconto del Piccolo Principe. Dimenticavo di dirvi, scusate, ogni tanto io farò qualche piccolo inciso. Per esempio, adesso qui, voi non l'avete visto perché giustamente mi dite è troppo piccolo, a un certo punto io ho detto tutti, dicendo tutto, tut, e poi dicendo tutti ho detto tuc. In milanese si tende a usare tutto per riferito quando è riferito alle cose, tuc quando è riferito a delle persone. Senche tu ci sema avere tutti i bank bianc. Per chi non è in streaming sappia che qua ci sono dei banchi bianchi, noi li vediamo. Quindi siamo qua tutti noi, le persone, senti tu a vedere tutti i bank che in bianco. Questa è una delle regole. E poi ecco un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi, magari il prossimo martedì, che sarà il terzo, intervallerò la lettura del Piccolo Principe con altre cose di letteratura dialettale milanese, no? Con un po' di curiosità anche di modi di dire, eccetera, in modo che non sia sempre solo quello. Allora comincia e dice: tanto tempo fa, quando avevi 6 anni, una volta ho visto una figura bellissima. Dentro era un libro che contava tanti rob della foresta vergine e che si chiamava Story Vivu. La figura la faceva vedere un serpente boa che l'era dre a mandaggio a una bestia. Ve fu vedere come l'era quel disegno, ed è il primo disegno che si vede lì. In sul libro era scritto: il serpente boa mandaggio la sua presa tutta in d'un toc, senza neanche mastegare. Poi riesce più neanche a muoversi, grande dormì per i 6 mesi che servis per la sua digestione. Allora ho pensato un bel po' sugli avventure della giungla e in scisso riesci a meggio anche a me e il me prim disegno con un lapis a colore. E il me disegno era questo, ed è il secondo che vedete lì, in mezzo alla pagina. Questo pezzetto qua mi ha fatto venire in mente un'altra regola, che questa è importante, quindi ve la dico. Qui ho letto, durante questa piccola breve lettura, ho letto toc, no? Un pezzo, pezzi, no? Allora, vi siete accorti che ho pronunciato questa C dura, toc, no toc, no? Ok, la C e la G, no, si pronunciano dure, gutturali, dure, quando sono seguite da una H. Se invece non sono seguite da una H, sono dolci, no? Per esempio, vec, vecchio, è con due C e, non, e basta, e quindi non avendo la H finale, si pronuncia dolce quella, no? Veg, averne, no? Veg, o vabbè, la G, quindi con anche la G con la H finale si pronuncia G, se no si pronuncia G, no? No? Oh, e qua c'è un modo di dire in milanese, che modo di dire, una traduzione, che in questo caso non è uno a uno, non è ufa vedè e il me cap d'opera. Savisse lei il cap d'opera in milanese? No, è il capolavoro, non è il capo dell'opera, è un capolavoro, perché lui era convinto con questo disegno di aver fatto un capolavoro.
un fa vedere il make-up d'opera a di omen grand e gu domandà se gli faceva paura. Lur mi ha risposto: perché un capel e duria fa paura? E il medisen era minga un capel. Mio disegnà un serpent boa che l'era drea digerì un elefante. Allora fa il disegno dal dedenter del serpent boa, in maniera che gli uomini potessero capire meglio. Possibile che quei gran, gran sempre bisogno di un sacco di spiegazioni? Ecco, ve fu vedere come fa il secondo disegno. Ed è quello che vedete alla fine della pagina. Lui ha fatto il secondo disegno, che secondo lui era il disegno del di dentro, era la radiografia del serpente boa che aveva mangiato l'elefante. Adesso qui abbiamo una pagina sempre senza, e quindi ve la leggo. Di tanto in tanto, ripeto, se avete bisogno di qualche spiegazione, di qualche chiarimento, sun chi. Il grand mi ha consigliato la sastà di disegnare i serpent boa de fora o de dentro e di pensare piuttosto alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Resta in sci che ho abbandonato all'età di Cézanne una gran bella carriera di pittura. Se resta scoraggiato per il successo mancato di miei disegni numero 1 e numero 2. I gran capissero mai una gota di per loro ed è proprio una fatica per i fiù due dà sempre di spiegazioni. Sì che avevi di cerni un altro mestè e un parà a pilotare i aeroplani. Oh, qui c'è un termine che è di cerni e così così avevo scelto, avevi di scegliere un altro mestiere, dovevo scegliere un altro mestiere. Ho volato un po' dappertutto in questo mondo e la geografia, de fatto, l'ha mai servita un bel po'. Alla prima giada riesci a riconoscere, senza sconfondi, la Cina dall'Arizona. E è proprio utile se viene se perdi in la notte. In la vita ho incontrato tanta gente seria. Ho vissuto un sacco di tempi in mezzo a persone grandi. Io ho conosciuto bene, io ho guardato vicino, ma tutto questo maminga fa cambiare la mia opinione in me. Quando capitava che ne incontravi uno che pareva che il gavè la mente più se e ciara, provavi a far vedere il mio disegno numero 1. Che avevi sempre tenuto, che avevi sempre tenuto de cunt. Cercavi in sta maniera di sapere se l'era una persona che la capiva o no. Ma la me rispondeva sempre, l'è un capello. Allora, mica parlavi minga del serpent boa, e nanca della foresta vergine, e nanca di stel. Me mettevi al suo livello, che parlavi del bridge, del golf, de politica, di cravatte. E la persona grande l'era ben contenta di conoscere un uomo in sci de buon senso. E questo periodo qui, questo periodo, a mio giudizio, fa già capire quale era il suo conflitto nell'interazione con le persone, la sua. Ecco perché io dico che può essere un trattato di filosofia questo, no? O comunque un qualche cosa di molto intimistico che riguarda l'autore. Cioè lui dice che questo aviatore, no, questo ragazzo, faceva sempre vedere i suoi disegni, eccetera, e non si capiva mai con le persone grandi, non riusciva a trovare un feeling, ecco. U passa in sci la vita de per me, senza nessun de pude parlare insieme. Fino a quando ho un incidente, 6 anni fa, con il mio aeroplano, in del deserto del Sahara. Un quei cos era scepain del motor, e siccome avevi insieme a me nanca il meccanico, né un quei passeggero, u pua fa de per me una
riparazione rognosa. Per me era una questione di vita o di morte. Gavevi acqua de bev a sé duma per vot di. La prima sera mi sono dunque indormentata sulla sabbia, a mila mia de tutti i terra abitati. Se eri più sei isolato un naufrago sopra un relitto in mezzo all'oceano. Allora, ecco qui, lui dice, avevo solo 8 giorni di razione di acqua, ero preoccupato, ero in mezzo al Sahara, era a mille miglia dal a un certo punto dice, la prima sera mi sono dunque indumentato sulla sabbia a mila mia proprio scritto, che è miglia in milanese. E quindi si è addormentato lì sulla sabbia. Allora immaginevi la mia sorpresa ai princiar del dì quando una vusetta ridicola la madre se dà, la diseva. Per piacere, fammi il disegno di una pecora. Disegno una pecora. Su un salta in pe, se me una saetta, come se una saetta la m'ave sculpì. Me son fregà ben gli occhi, u guarda me e ho visto un uomo piscinin straordinario che mi vertava con una gran serietà. Questo è il ritratto più bel che dopo sono riesci a fare. E ve lo anticipo, e questo è poi quello che lui sostiene sia il ritratto migliore che lui ha fatto a questo omino che l'ha de seda, ricordate in milanese, lui nel se de seda, no, il se sveglia. Se lui nel dice, te se sveglia è un italianismo, non esiste in milanese, svegliarsi ed esedà. E quindi ha visto questo omino piccolino che mi guardava con gran serietà. Quello è il ritratto più bello che dopo si riesce a fare, che è quello che vi ho fatto vedere. Ma il mio disegno era brutto, lui era tanto più bello. La colpa è minga mia. Sono stato scoraggiato nella mia carriera di pittura da quei grandi all'età di 16 anni. E ho imparato a disegnare un serpente boa dal de dentro e dal de fuori. E quindi lui si giustifica in questo modo perché dice era molto più bello di come l'ho disegnato io. Ma la mia carriera di disegnatore, di pittore, mi è stata proprio stroncata da quelli grandi. Ed è sempre il conflitto, come vedete, con gli adulti. Guardavi dunque questa apparizione con due occhi fuori del culo. Desmentegheve sminga che mi seria mila mia di tutti i posti abitati. E la questione più strana l'era che il mio met pareva che il fides né sperdu nel deserto, in del deserto, né che l'era morde fatica, né morde fam, né sete, né morde paura. Proprio niente faceva pensare lui come un fiù sperdu in mezzo al deserto, a mila mia da ogni sito abitato. Quando alla fine si riesce a parlare, gudì, ma ste fechi. Allora il madì ammò con dolcezza, come se fosse una roba proprio seria. Per piacere, disegno una pecora. Quando un misteri le troppo gran, se può no desubidì. Anche ben che la questione a me pareva strampalata, a mia da qualsiasi sita età e col pericolo della morte, un tira fuori dalla sacoccia un foglio di carta e una stilografica. Ma mi è venuto in mente però che mi avevi studiato soprattutto la geografia, la storia, l'aritmetica, la grammatica e godia quell'umet che si riminga buon di disegnare. E mi ha risposto: fa una volta, disegnami una pecora. Siccome avevi mai disegnato una pecora, ufa, giun de quei due che seri bunde fa. Quel del boa dal de denter
e mi sono meravigliato di sentire il mio met che mi rispondeva: no, no, veri minga un elefante dentro in un boa. Un boa è un sac pericoloso e un elefante è tanto ingombrante. In due vivi mi tu scossi le piscinine. Ho bisogno di una pecora, pecora. Disegno una pecora. E allora ho disegnato. E questa è la pecora che lui, quella che vedete in fondo alla pagina, ha disegnato. E questa è, come vi dicevo prima, il disegno che lui è riuscito a fare di questo piccolo principe, definendolo poi che non era abbastanza somigliante, perché il piccolo principe era molto più bello di come fosse stato capace lui di disegnarlo. Lui la guardò con attenzione e poi disse: no, questa qui leggiamo tanto malata, fanno un'altra. E io disegnavo un'altra pecora, che è la prima che vedete in questa pagina. E il mio amico sorrì gentilmente e con indulgenza: te vede ben che le menga una pecora, lei è un montone e il gai corna. Fu dunque mo il mio disegno, ma il ven rifiutà con pande quei de prima, che è il secondo disegno che vedete. Questa le troppi veggia, mi veri una pecora che la viv per tanto tempo. Allora, senza più di pazienza, perché avevi pressa de metti mani in del mutur per smontal, u spegascià stu disegno chi. In milanese i spegasci sono scarabocchi, e quindi lui è un verbo sostantivato, no? Dice u spegascià, ho scarabocchiato, un verbo, questo disegno qui, che è il terzo disegno, che è una scatola con tre buchi. E gu spiegà: questa è la sua cassetta, la pecora che te vuole le dente. Sono resta proprio meravigliato a vedere come la sera illuminata la faccia del me giuin, Judas, perché ormai lo definiva anche un giudice dei suoi disegni, quindi Judas è il giudice. Le proprio in sci quel che volevi, te crede che vorrà un sac di erba per sta pecora? Perché? Perché a camia tu scos le piscinine, che sarà erba sé per le, tu fa una pecora bella piscinina. Lui la sbassa il cu verso il disegno. Minga in sci piscinina, guarda, la sei indormentata, e lei sta in sci che ho conosciuto il principe piscinino. Quindi vedete, sempre, poi ripeto, sono interpretazioni, questo è un libro che è al 50% amato e al 50% odiato, quindi sarà all'interpretazione di ciascuno trarre le proprie conclusioni. Vedete che lui qui fa trasparire subito la, come posso dire, la... come si intende bene con questo omino piccolino, perché non è un adulto, no? Si sono capiti subito bene. Lui ha disegnato una scatola sostenendo che dentro ci sia una pecora e il piccolo principe dice: sì, è proprio così che volevo la pecora, no? E quando gli mostra il suo primo disegno dice: ah, non voglio vedere il serpente boa, no? Perché fa capire appunto che si sono intesi, a differenza degli uomini adulti che diceva sempre che era un capello, no? Gume tu un bel po' di tempo a capire da in due arrivava. E il principe Scinin mi faceva una domanda a dre all'altra e pareva che il sentis minghe in me domani. In sta di parole pronunciate per combinazione che un po' alla volta, ma non fa capire più cose.
In sci, quando la vis per la prima volta il Mary Plan, farò un no il disegno del Mary Plan perché per me è un disegno troppo complicato. E il Machama, usare quel rob lì. Dunque, vedete che qui, al di là poi delle mie divagazioni sulla storia del piccolo principe, dell'adulto, del bambino, eccetera, la mia proposta è comunque il piccolo principe, è quindi è il dialetto tradotto nel dialetto milanese. E qua mi fermo subito perché c'è l'ultimo pezzo che vi ho letto, no? Che dice un ho disegno del Mary Plan perché per me è un disegno troppo complicato. E il Machama, due punti, e qua c'è la parlata del piccolo principe. Il Machama non è che l'ha chiamato, in milanese il Machama si usa anche per dire mi ha chiesto. Se io faccio uno screzio a qualcuno, tu che cerchi scusa, ma che chiami anche scusa, che chiami un'informazione, no? Che chiami un'informazione. Chiama in milanese è chiedere, anche si traduce anche chiedere. Ecco le piccole divagazioni che vi faccio perché sempre ci fa una cicciarata in milanese, no? Il Machama, cosa è quel rob lì? Le minga un ro e il vula è un reuplan e il mereuplan. E se eri proprio orgoglioso di far sapere che volavi, allora la busavi. Come? Te sei burlaggio dal cielo? Sicura? Gudimi modestamente. Ah, questa sì che è bella. E il principe Scinilla t'accarì e mi me sunti in versà un bel pù. Mi verì che i miei disgrassi invece ci appassuceri, no? Mi sono inversa vuol dire contrariato, mi sono contrariato. Pe e il Vainans. Allora, anche a te ti vengono dal cielo. Da che pianeta ti sei? Ho visto una luce del misteri della sua presenza. E ho domandato culp. Ti, ti vengono dunque da un altro pianeta? Ma lui e il Maminga risposto. La scurlì pian piano il cu, intanto il guardava il mereuplano. De sicuro con quel lì te po' de minga venì di troppo lontano. E lui le sta lì in meditazione per un bel po' di tempo, poi la tira fuori della sacoccia alla mia pegua e le sprofunda in la contemplazione del suo tesoro. Gli altri pudarì immaginare come fussi diventa curioso per quella mesa confidenza su gli altri pianeta. Mi sono dunque sforzato e sapendo più se. Ma ti, da in due te vengono tu me, in due lei la tua ca, in due te vuoi portare la mia pegura. Lui e il mi risposto in sci dopo un silenzio di meditazione. Quel che è de buon, lei che la cassetta che te me dà, la che servirà de not, compagno d'una ca. Segura. E se te fete il brau, te darò una corda per ligare la pecora del dì e anche un palette. La mia risposta la fa scandalizzare il principe Scinin. Ligala? Ma che idea balurda. Ma se te la lighe, no, l'andrà in giro e te pudere perderla. E il mio amico l'attacca a morire. Ma in due te vere che la vaga. De per tu, Dris, Inans, Indre. E il principe Scinin e il mi risposta seri, e il mi risponde seri. Fa niente. A camia, le tu talmente piscinin e con tu puderlia è giunta. Dris, denans de lui, vune il pominga da andà tanto lontano. Qui abbiamo un'altra parola che non so se conoscete, de Arlia. Il mi risponde con un po' di Arlia. Cioè il periodo dice e con un po' di Arlia è giunta. E traduciamo in dialetto italiano.
è la lingua milanese. E con un po' di tristezza ci aggiunge, cioè continua, è giunta. No? Un puder lì è giunta. No? Dris denansati te pudere vedere. Io a questo punto mi fermerei qui con il Piccolo Principe, ma semplicemente perché, dunque, noi facciamo normalmente una chiacchierata di 50 minuti, come le facendo finta che siamo all'università, dai, capisci? E perché, e come vedete, poi essendo in diretta su YouTube, diamo il tempo di cambiare il soggetto, che poi non sarò io, no? Però ancora qualche minuto ce l'abbiamo e vi leggerei qualche curiosità milanese. Sono articoli che ho scritto per il Giorno, cioè sono cose che ho scritto anche per il Giorno, dove ho tenuto una rubrica per circa un anno e mezzo. Allora, c'è in questo, quindi usciamo dal... un momento, se avete però domande su quello che ho letto, sul modo di dire, su perché si dice in un certo modo una certa cosa, volentieri siamo qui ad ascoltare. Okay. Prego. Una domanda. Sì. La traduzione della parola quello. Allora, ha sempre letto quella, proprio quel lì, dire che lì, cioè, abbreviamo, è una cosa sbagliata? No, allora, la domanda è se il termine quello legge, si pronuncia, si scrive sempre quello. No, che lì è un'altra variante, ma qui allora... ce lo portiamo per una prossima grammatica, no, volentieri, no, perché necessita di una spiegazione un attimino approfondita. In italiano esistono tre termini, uno dei quali è desueto, o comunque lo troviamo forse su qualche stampato ancora del... burocratico, diciamo, no? Che sono questo, codesto e quello, no? E codesto non mi pare di sentirlo analogamente all'italiano, anche in milanese si traduce questo, codesto e quello, però ripeto, secondo quello che si sta dicendo, secondo la formazione del periodo, il soggetto, eccetera, necessita di uno o dell'altro, e faremo una chiacchierata di grammatica su questo, codesto o quello. Io non ho mai sentito la parola arlia, come scritto? Arlia. Arlia è la tristezza, la... No, assolutamente milanesissima. Anche perché in milanese triste non esiste per essere triste. Se io devo dire che qualcuno è triste, se dico triste, è sbagliatissimo. Non è un italianismo, ma è sbagliatissimo, perché triste esiste in milanese, ma significa che è povero, che è di poco valore. No? Le proprie triste sta minestra qui, che manca la sa, che manca... no? E quindi triste è assolutamente sbagliato usarlo per definire una persona triste. E lui usa l'arlia. Ci sono tante parole che non si traducono uno a uno, intendiamoci. Uno dei tanti modi di dire, uno dei scusate. Scusate, una alla volta, se no non capisco. Ah, meno male che è saltata fuori. Vedete, si imparano anche cose, no? Cioè, termini intendo, ecco. Termini. Per esempio, molti di voi lo sanno, quindi stiano pure zitti quello che lo sanno.
Il vero milanese, quando dice che va a fare la spesa, la mia amica stamattina è andata a fare la spesa. Non si dice che è andata a fare la spesa. Il vero milanese dice che è andata a provvedere. No? Quindi, ecco perché io dico... Allora, scritto provvede e si legge provvede. No? Perché è un modo proprio, un'espressione proprio tipica milanese, e il vero milanese non dice vuoi fare la spesa, vuoi pure. No? Ci sono tanti di questi modi di dire che martedì prossimo magari ne vedremo qualcuno perché sono interessanti. No? E quindi ecco, alterneremo, come ho detto prima, il Piccolo Principe con queste cose qui, perché così fanno parte della cultura della lingua dialettale milanese. Io ripeto sempre, saranno stufi quelli che mi conoscono e che mi frequentano da tanti anni, che però lo ripeto a oltranza, che il dialetto, ogni dialetto, non solo il milanese, va rispettato perché è lo scrigno che contiene la cultura e la storia di quel luogo, di quella città, di quel paese, di quel. Allora, in attesa che venga l'addetta, vi leggo, è brevissimo, no? Diciamo che il popolo meneghino è incline a dare soprannomi, modi di dire. Per esempio, Girolamo Birago, a proposito di medicine e di dottori, diceva: a fal dutur gran pratica gevur, e pratic se fa vun su cien che meur. Per fare il medico ci vuole molta pratica. E la pratica è acquisita da uno su cento che ne muoiono. E la saggezza popolare continua con il detto: aria de filidura, aria de sepultura. L'aria di fessura ti porta alla sepoltura, ammonendo in questo modo che sia pericoloso esporsi alle correnti d'aria. Vediamo poi alcuni esempi di detti legati al corpo o alla medicina. Pel, ecco le varianti meneghine che includono tale termine. Pel de capun, pelle d'oca, avere la pelle d'oca. Pel d'inguila, di anguilla, pelle sottilissima. De luganeghin, pelle di cotechino, salsicciotto, pellaccia. Pel de tambur, pelle integra, figurativo troviamo che è insensibile. Avegen quater sulla pelle, averne quattro sulla pelle, essere in colpa. Farne una pelle, farne di tutti i colori. Giuntag la pelle, rimetterci la pelle, e così via. Di tutti questi modi di dire, come vi ho detto, ve ne dirò il terzo martedì del mese, se avrete la voglia e il piacere di rinnovare la vostra presenza qua. Io vi ringrazio, alla prossima. Invito le persone che sono prenotate anche per l'evento, per l'incontro con Adriana Rosa, a rimanere seduti. Chi non è prenotato deve andare perché non abbiamo più posto. Per cui chiedo di liberare tutti i posti. Sì, ne devono entrare un po', Marina. Per chi è connesso, adesso su un altro streaming partirà una nuova diretta dei Martedì al Museo insieme ad Adriana Rosa. Tutto ok.